Cari amici della rete, ciao! Oggi siamo di nuovo qui su un campo verde per parlare di nuovo di comunicazione in filiera agrotecnica, dal campo al piatto dell'animale a quello dell'uomo. Oggi il focus è cosa comunicare, la scorsa volta era il perché. Voi consumatori ci chiedete tre cose: cibo più nutriente, benessere animale, sostenibilità ambientale. Siccome noi siamo anche imprenditori, agricoli, allevatori, dobbiamo fare reddito e quindi sostenibilità economica e performance. Campo, performance per l'animale. Per rispondere a questi valori, il focus e il progetto che è partito ancora 4 anni fa e oggi è ancora più potente, perché se vogliamo ripartire dopo il Covid-19 dobbiamo mettere al centro, dare valore primario al settore primario attraverso cosa mangiano gli animali. Ho portato qui il mio ufficio molte ricerche, in primis uno studio della FAO, che è questo, c'è un po' di vento, vedete, dove hanno dimostrato che se gli animali bovini e vengono alimentati con cibo secco, quindi mangime di qualità secco e foraggi di qualità secchi, andremo ad inquinare meno il pianeta per le emissioni di gas e meno liquame e meno letame. Un altro studio molto importante è questo del CRPA, Regione Emilia-Romagna, impronta che non si vede in atmosfera. Hanno messo a confronto con questi tre grafici le 10 colture maggiormente seminate nei nostri piani colturali. Qui vedete impronta del carbonio con le lavorazioni per chilogrammo di sostanza secca prodotta, per chilogrammo di proteina prodotta. Ci sono 10 colture, quella che vince in assoluto è proprio questa qui, signori, questa verde, ma vi racconto dopo che pianta è. Capite che se noi decidiamo di comunicare agendo avremo tutte queste testimonianze, che inoltre ho voluto raggruppare qui in questo libro per tipologia. Quindi benessere, nutraceutica, filiera latte, filiera carne, vedete? Ne abbiamo molto di materiale. Con il metodo Open Pharma, che è una startup per comunicare assieme in filiera questi nostri valori, ho voluto nuovamente raggruppare tutti questi studi in questo libro, per comunicarlo anche assieme a convegni, a riunioni, sui social, perché la nostra innovazione parte da qua, dalla nostra testa, che dobbiamo comunicare lo storytelling e il grande valore che c'è dal campo. Prossimamente andremo a vedere come comunicare, che è la parte più divertente. E anche qui dentro, vedete, molto materiale, perché dovremo anche emozionare. A questo punto lasciamoci anche trasportare da un po' di silenzio, dalle energie vitali per ognuno di noi nella vita privata, ma anche nel lavoro. Per me è qui la terra, sono queste piante, è il progetto Open Pharma, siete tutti voi, perché se assieme in risonanza comunicheremo questi valori avremo molto più successo. Io vi ringrazio, vi abbraccio, mi godo questo cielo azzurro, questo sole meraviglioso e speriamo che la prossima volta, tra una settimana, che parleremo del come comunicare, abbia anche piovuto. Un abbraccio.